Ave Maria a tutti, ragazzi e ragazze carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, la radio che desidera portare la presenza dell'Immacolata, la sua voce anche e il suo pensiero nei cuori e nelle menti di ciascuno di noi, perché, ecco, illuminati ed ispirati dai suoi buoni consigli e dalle sue buone direttive possiamo, con l'aiuto del Signore, diventare santi. Ecco, sappiamo tutti quanti che in queste puntate, in questo ciclo di catechesi, stiamo affrontando il tema delicato e inerente uno degli importanti mezzi di santificazione, che è quello della direzione spirituale. Vi ricordo brevemente, come sempre, le tappe che abbiamo già percorso nelle puntate precedenti, soprattutto nell'ultima. Quindi nella prima abbiamo visto il fondamento della direzione spirituale. Nella seconda un po' di storia della direzione spirituale, la volta scorsa abbiamo visto la natura e il fine della direzione spirituale e anche in concomitanza con la festa liturgica di Sant'Ignazio di Loyola, vedendo la sottigliezza, diciamo così, di alcune azioni sataniche, tentatrici nelle nostre anime e quanto è difficile riconoscerle, quanta arte ci vuole, quanta perizia ci vuole per smascherarle e quindi per combatterle. E abbiamo visto come uno dei mezzi fondamentali è proprio quello di avere il coraggio di essere sinceri, quindi di parlare, svelando le tentazioni e i propri pensieri al Padre spirituale. Vi ricordate l'immagine che usa Sant'Ignazio, che quando assalta un'anima fa come il donnaiolo, quindi che quando vuole conquistare una donna sposata, una donna vergine, la circuisce, le si avvicina, raccomandando di non dire assolutamente nulla al marito oppure al padre, perché se questi vengono a sapere che questo donnaiolo gli sta intorno, chiaramente non la fanno più uscire e prendono le contromisure e i suoi piani vanno in fumo. Ecco, così vale per quanto riguarda le tentazioni e l'importanza quindi di dire senza vergogna tutto al padre spirituale. Ecco, da questa puntata ci restano ancora, diciamo, come grandi temi, non so se si riescano a fare ciascuno in una singola puntata, ci restano due grandi temi da affrontare. Allora, numero uno, chi è il direttore spirituale? Quindi la persona del direttore spirituale, quindi chi è, quali requisiti deve avere e quali doti deve avere, ecco. Perché state a fare attenzione, adesso poi lo vedremo subito oggi, non ci si può affidare al primo che si incontra. E il secondo argomento è invece le doti del diretto, cioè le qualità soggettive con cui una persona deve accostarsi alla direzione spirituale. Ecco, perché a questo proposito si può accennare, cioè il rapporto di direzione spirituale è fondamentalmente un rapporto fiduciario, d'accordo? Cioè, abbiamo visto che la direzione spirituale è indispensabile per diventare santi, ma non è una cosa che noi dobbiamo compiere sotto precetto divino o sotto precetto canonico. Cioè, vi ricordate, no? Mentre la confessione almeno a Pasqua è obbligatoria, e chi non si confessa almeno a Pasqua fa un peccato mortale, così come la confessione è obbligatoria quando uno vuole ottenere il perdono di un peccato mortale, quindi io non è che può dire non mi confesso, come fa qualcuno, mi confesso direttamente dal Padre Eterno. Questo noi non abbiamo la potestà di dirlo. Però uno potrebbe dire, dice, ma io non voglio fare il bambino, dice, sono grande, sono maggiorenne, vaccinato, non mi serve nessun direttore spirituale. E questo non è consigliabile, ma se uno dicesse questo, non fa peccato in senso formale, perché non è che c'è un comandamento divino o un precetto canonico che obbliga qualunque fedele ad avere questo strumento. Certamente se una persona vuole diventare santa deve utilizzare questo strumento nel caso in cui possa, ecco, perché ci sono alcune circostanze purtroppo in cui non è possibile ricorrere alla direzione spirituale. Io vorrei subito, prima di andare a fare un excursus sulle doti del direttore spirituale, insomma, spendere qualche parola sulla situazione, diciamo così, non proprio idilliaca che sta attraversando in questo momento la Chiesa. Purtroppo oggi nel clero, ragazzi e ragazze carissime, come saprete, c'è una grande crisi. Allora, io so che devo parlarvi di queste cose, quindi abbiate pazienza, non sono argomenti gradevoli, spero di farlo con la massima carità possibile, però purtroppo, diceva anche il buon Padre Pio, grande direttore, la cui icona ho qui davanti a me,
che la prima forma di carità e il primo servizio della carità è dire la verità. Allora, penso che voi sappiate, ragazzi, che oggi nel clero della Chiesa, e non soltanto nel clero secolare a cui l'indegno peccatore che vi sta parlando appartiene, ma purtroppo anche in tantissime famiglie religiose, vige un momento di forte sbandamento, di forte crisi, che è crisi proprio spirituale. Cioè, sono state purtroppo frettolosamente archiviate e, come dire, perle di sapienza, frutto di 2000 anni di storia del pensiero spirituale santo, ascetico e cattolico. Per cui oggi, ahimè, se ne sentono di tutti i colori, per cui non soltanto è difficile trovare un buon direttore spirituale, ma addirittura uno deve stare pure attento con chi si confessa, dove si confessa e quando si confessa. Sono argomenti che io innumerevoli volte, anche dalle frequenze di questa radio, perché non passa praticamente settimana, cioè forse settimana no, ma quasi, che non mi vengano a raccontare delle cose davvero allucinanti, cioè di persone che sono state confermate nel male o addirittura indotte nel male, almeno a quello che raccontano, dai confessori. Capite? Confessori che sono ministri, cioè con la scusa che sono ministri. Allora, in altre puntate, in altri cicli di catechesi, in altri interventi, anche in altre trasmissioni, io ho avuto modo di spendere qualche parola su questo argomento. Allora, che succede? Alcune anime sono in buona fede. Capite? Cioè, nel senso che diciamo, me l'ha detto il confessore, sono magari un pochino ignorantelle, è vero invece che altre se le vanno a cercare, cioè quindi che sapendo come sarebbe la verità, quindi che cosa insegna la sana dottrina cattolica, vanno a cercarsi il confessore dalla manica corta, diciamo così, e larga, ecco, e che dà soluzione a tutto spiano, anche senza pentimento e anche senza un proposito fermo, una promessa di correggere alcune tendenze negative. Oggi questa qui è una situazione che a quanto sembra, io ci soffro, ragazzi, vi dico la sincera verità, non pensiate che io sia niente, io ci piango anche in alcuni momenti, perché a sentire certe cose, dopo te ne vai davanti al Santissimo Sacramento e dici, Signore mio, io spero che se le siano inventate, oppure che abbiano capito male. Oppure che non sia del tutto vero, magari che sia una situazione che stanno esagerando, un problema che c'è. Ma se un decimo delle cose che ho sentito fossero vere, ragazzi e ragazze carissime, ci sta da piangere, ci sta. Allora, questo non ci deve far scoraggiare perché Dio non abbandona la sua Chiesa. Vi dico che santi sacerdoti e bravi direttori in giro sparsi ci sono. Ecco, però il problema di oggi è questo. Cioè che se tu stai a cercare il direttore spirituale, adesso vedremo subito, anche quando poi, numero uno, facciamo così, diciamolo, affrontiamolo subito, bisogna cominciare a pregare tanto, d'accordo? Perché ci sono delle parole del Vangelo che sono sempre vere. Chi chiede ottiene, chi cerca trova. Ricordate Gesù. Quindi se tu senti questa esigenza, se tu hai bisogno, senti la necessità di essere guidato, vuoi farti prendere per mano da qualcuno che ti accompagni lungo il cammino meraviglioso ma anche impervio della santificazione e non sai, come si dice a Roma, che santo votatte, perché guardandoti in giro non ti sembra che ci siano persone, comincia a pregare. Comincia a pregare, comincia a pregare, perché non sarà oggi, non sarà domani, non sarà dopodomani, ma qualcuno lo troverai. Tenete presente che il direttore spirituale, a differenza del confessore, può svolgere la sua funzione anche senza un contatto diretto. Capite? Cioè, Padre Pio, penso che sappiate, fino a quando gliel'hanno lasciato fare, fino a perché dopo gliel'hanno tolto purtroppo, con gravissimo danno per tutti, anche perché tutti gli scritti di Padre Pio che noi abbiamo sono conseguenze delle sue lettere e la quasi totalità delle sue lettere erano lettere in cui o lui faceva direzione spirituale, quindi scriveva ai figli spirituali, oppure scriveva al suo padre spirituale, perché anche Padre Pio, non potendo muoversi a quei tempi, ha ricevuto per diversi anni la direzione spirituale principalmente per corrispondenza, nel senso che poteva vedere, mi pare che si chiamasse Padre Agostino, credo di sì, saltuariamente, e quando poi aveva bisogno o voleva comunicargli qualcosa, gli scriveva una bella letterina.
è possibilissimo farlo, perché mentre la confessione, come sapete, necessita del contatto diretto, quindi non si può fare la confessione tramite mail, né tramite telefono, né tramite Facebook, né tramite Skype, né tramite tutte quante le diavolerie che ci stanno adesso, ce ne sono tantissime in giro, penso che voi ragazzi le sappiate, io le conosco tutte perché le uso per lavoro. La direzione spirituale si può fare in questo modo, tranquillamente. Certo, sarebbe bene che ci fosse la possibilità, non lo so, di un contatto e di una conoscenza diretta. Io personalmente, per esempio, per me è molto importante guardare in faccia una persona, perché dagli occhi, ragazzi, come dice Gesù nel Vangelo, la lucerna del corpo è l'occhio. L'occhio è lo specchio dell'anima, quindi a volte alcune cose che un sacerdote, diciamo così, intuisce, percepisce di un'anima, basta che la guarda un attimo in faccia e gli fa la fotografia interiore. Quindi è importante, insomma, che ci sia almeno una volta questo contatto diretto. Però si può fare anche attraverso questi modi alternativi. Quindi se uno conosce un sacerdote, vi faccio un esempio, che abita, non so, 120-130 km da casa, sa che è un bravo sacerdote, si organizza una domenica o quando può, prende la macchina, va a messa dove sta questo sacerdote qui, ci parla un attimo e gli chiede se è un bravo sacerdote, se è un sacerdote santo, sicuramente darà la disponibilità per una cosa di questo genere, anche perché si sa oggi che non essendo facile trovare né sacerdoti che sono disponibili, perché a quanto pare, ho detto anche nella puntata precedente, c'è gente che si lamenta che i sacerdoti non si mettono a confessionare, non li confessano. Se li confessano, li confessano in questo modo. C'hanno tante cose da fare, non c'hanno tempo di stare. Di loro dicono non posso perdere tempo a chiacchierare con le persone, quando non si tratta qui di fare chiacchiere. La direzione spirituale è una cosa molto seria, è una cosa molto importante. Quindi, se un sacerdote è sacerdote, a questa cosa non dice di no, d'accordo? Non deve essere chissà che cosa. E si procede quindi in questo modo. Soltanto che bisogna pregare, e bisogna pregare tanto, perché non si può consegnare la propria anima al primo che capita. Questo vale anche per la confessione, ragazzi e ragazze carissimi. Cioè, anche la confessione non è bene andarsi a confessare dal primo che capita, d'accordo? Questo lo può fare una persona che sia molto ben formata, numero uno, che abbia una vita solida, interiore, che quindi sia costretto da necessità, e che non abbia, come dire, quindi bisogno di una confessione che possa essere anche illuminante, quindi che gli serva soltanto semplicemente di andare a trovare un ministro che raccolga la sua confessione, l'accusa dei peccati piccoli che commette, l'espressione della sua contrizione e del suo pentimento, e poi basta, insomma. Ecco, però non è molto frequente oggi trovare persone che siano così ben formate, perché quindi anche il confessore, quando anche non diventasse direttore spirituale, deve essere scelto, ragazzi, perché se non siete, come dire, saldi nella fede, come scrive San Pietro quando dice che dobbiamo combattere contro il demonio dicendo resistetegli saldi nella fede, una cattiva confessione ti può rovinare, d'accordo? Io so, per esempio, per certo, perché me l'hanno raccontato, adolescenti che sono andati a confessarsi, che commettono i peccati contro il sesto comandamento, tipici degli adolescenti, cercate di capire insomma quali siano, quindi i cosiddetti peccati solitari, che hanno trovato purtroppo, a quello che si racconta, dei ministri di Dio che si sono messi a ridere dicendo: ma non ti confessare questa cosa, tutte tante cretinate, è una cosa normale alla tua età, quindi stai tranquillo e stai sereno. Allora, se tu, fra figlio mio o figlia mia, ti imbatti in un sacerdote di questo tipo, guarda, io certo dico, sarebbe meglio che non si confessasse per niente, almeno rimane, cioè, piuttosto, perché una confessione del genere è devastante. Cioè, se tu dai retta a quello che ti viene detto come non devi fare, ecco, e purtroppo le conseguenze sono devastanti per l'anima. Non bisogna neanche scandalizzarsi di queste cose, perché Gesù l'ha dette nel Vangelo. Ha parlato che a volte purtroppo esistono tipologie di situazioni in cui si trova un cieco che guida un altro cieco, e quando un cieco guida un altro cieco, cadranno tutti e due in una buca, purtroppo. Quindi, c'è una lettera molto bella di Papa Pio XI, io ne ho fatto riferimenti in altri contesti, dove pensate, già nel 1931, nella Casti Connubi, Pio XI ha tuonato
contro i sacerdoti, i cattivi confessori che inducevano in errore i penitenti sul tema della contraccezione. Pensate, nel 1931, quando non esistevano tutti quanti i mezzi moderni, io vi posso dire da sacerdote formato e adulto, avendo una certa esperienza, che su questo tema è un disastro. Cioè, la contraccezione oggi è diffusissima, anche tra chi va a messa e anche tra i cattolici. E chi si azzarda a alzare un minimo la voce, a dire oh, queste cose non si fanno, sono contrarie alla morale cattolica, sono peccati mortali, succede la fine del mondo. Però tu puoi stare pure a predicare in cecoslovacco, poi chi si va a confessare trova il confessore che dice ma quanti figli c'hai? Padre, non ce n'ho tre. E ne hai già fatti tre, adesso basta, non ti preoccupare che il nostro Signore capisce benissimo, goditi del matrimonio e falla finita. Allora, cioè, attenzione però, che non è che questo giustifica, d'accordo? Perché vi ripeto, ci sono anime, come dire, che si imbattono sciaguratamente in questi disgraziatissimi ministri e quindi subiscono un lavaggio del cervello al negativo in maniera inconsapevole. Però io vi assicuro, vi strassicuro, che c'è chi se li va a cercare. Quindi che se sanno che c'è un sacerdote coscienzioso e che ti fa riga dritto, quindi che non te la fa passare, lo evitano, d'accordo? Nell'illusione dice, vabbè, tanto questo non mi assolverebbe, ma tanto vado da quell'altro e mi assolve tranquillamente, che problema c'è? Io vi ricordo che io sono rimasto molto edificato, Padre Pio era uno dell'assoluzione non troppo facile, chi l'ha conosciuto lo sa, diciamo che oggi, e lui raccomandava ai sacerdoti di non fare come lui, cioè l'assoluzione si può e si deve in alcuni casi negare, ma sono casi, come dire, molto circostanziati, cioè soprattutto quando non c'è da parte del penitente né la possibilità oggettiva e nemmeno un briciolo, come dire, di apertura soggettiva che possa far pensare che quello sia minimamente pentito del peccato che ti sta confessando. Capite, ragazzi? Faccio un esempio. Se viene un ragazzotto di 17-18 anni, viene a dirti io ho rapporti con il mio fidanzato e la mia fidanzata. Che cosa fai? Assolvi? Cioè, tu gli dici innanzitutto, dice, scusa figlio mio, io ho rapporti in confessionale, non si dice, perché bisognerebbe dire, e con tono abbastanza dispiaciuto, disgraziatamente sono caduto in tentazione e ho avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo con il mio fidanzato o con la mia fidanzata. Se tu me lo dici al tempo presente, già significa che stiamo messi male, perché vuol dire che tu l'hai fatto, lo fai e non hai nessuna intenzione di smettere. Ora, voi capite subito, ragazzi, che se uno non ha nessuna intenzione, nemmeno l'intenzione di smettere, non dico che poi ci riuscirà, è impossibile assolverlo. Capite? Perché la soluzione richiede il pentimento. Tu non puoi andare a dire a Dio io faccio questo, così, come se niente fosse. Tu devi dire con dispiacere, purtroppo, Signore mio, ti ho offeso. Come se, quello che si dice nell'atto di dolore. Non lo voglio fare più, aiutami. Ho bisogno del tuo aiuto perché sia fedele al proposito di non ricadere più. Capite? Però se c'è un minimo di apertura è ovvio che è possibile, che è possibile. Però ragazzi, cioè, se questo non c'è, io sono già intervenuto altre volte su questo tema, è inutile che vai a cercarti il confessore, cioè tu non sei assolto davanti a Dio, capite? Un prete non è più grande del Padre Eterno, è un ministro, d'accordo? I ministri, cioè, è lo stesso discorso, vi ripeto che sono già intervenuto, cioè, vedete. La messa, no? Dici, ah, ma la messa non dipende dal sacerdote, vero questo qui, no? Sant'Agostino, Concilio di Trento. Chiunque celebra la messa, basta che pronuncia le formule della consacrazione, la messa è valida. Questo è vero, a parte il fatto che poi i frutti della messa sono differenti se le celebra un santo oppure no. Comunque, non apriamo questo argomento. Però è valida, ragazzi, a condizione che il sacerdote usi per consacrare il pane azimo e il vino. Perché se il sacerdote va a celebrare la messa con i biscotti, i frollini e con la Coca-Cola, che usa al posto del pane e del vino, non ha consacrato, cioè capite? Perché lui è un ministro, lui ha dei poteri divini, ma quei poteri divini funzionano se tu fai quello che ti ha detto di fare il Padre Eterno, che l'ha deciso lui, capite? Quindi usando i mezzi propri. Allora, gli atti della confessione sono il pentimento, la confessione e la soddisfazione sacramentale. Se quelle tre cose non ci stanno, cioè se il penitente non è pentito, tu non lo puoi, cioè è inutile che lo assolvi. Non soltanto che non lo puoi, ma è inutile perché tanto non è assolto. Sant'Alfonso dice che Maria dei Liguori, da poco festeggiato nella liturgia, dice che
Se un sacerdote fa questo, fa a sua volta lui un peccato mortale, perché conferma nel male, e nel male grave, illudendolo il penitente. Capite? Quindi questa è la situazione. Quindi non ci si confessa dal primo che capita, meno che mai ci si fa dirigere l'anima, perché mentre il rapporto col confessore può essere anche occasionale, cioè certo, ti capita una brutta confessione. Se sei in grado di reagire, quindi che sei formato e di difenderti, vabbè, hai passato una brutta esperienza, hai conosciuto un cattivo ministro, prega per la sua conversione, pace, la prossima volta non me la do più a confessare. Ma se uno si mette nelle mani di un cattivo direttore con cui si imposta un rapporto stabile, con cui si imposta un rapporto destinato a proseguire nel tempo, a cui si affidano, come dire, decisioni anche abbastanza delicate, scusate ragazzi, si fanno dei guai enormi. Sapete quanta gente ha pianto per non aver dato ascolto a Padre Pio? Quanta gente ha pianto? Padre Pio, per esempio, quando acchiappava una coppia di fidanzati, gli faceva subito la fotografia, cominciava a fare due o tre domande. Dice: quest'uomo qui, o questo uomo qui, è un uomo di Dio? È un uomo di chiesa? No, lascialo. Diceva così, diceva. Allora diceva: ma no, padre. Dice, proviamo a farlo convertire. Allora, ti do tempo un mese. Vedi se questo qui è flessibile, se comincia ad andare a messa, ma non deve venire a messa per farti contento a te, è andato ognuno per conto proprio. Poi tornate e se tutto ok ci possiamo provare. Ma se non c'era questo, non c'erano santi, capite? Io vi dico da prete, e vi dico da prete, e vi dico da prete, però mi dovete credere, ragazzi. Voi giovanotti che io anche l'ho sognata la famiglia santa, state attenti oggi. State attenti, perché se la casa non è costruita sulla roccia, ci si sposa semplicemente per andare a mettersi in croce, perché i matrimoni finiranno, ci saranno separazioni, divorzi e chi ascolterà saranno i figli, sempre, perché poi purtroppo le coppie che litigano regolarmente, si fanno la guerra in maniera molto infame, tra l'altro, utilizzando i figli. Sofferenze su sofferenze su sofferenze su sofferenze. Io non vi dico, le persone che conosco, che non dico maledicono perché i santi non maledicono, ma che sicuramente non benedicono il giorno in cui si sono sposate, ma si sono pentite. Magari non mi fossi sposata con questa persona o con quest'altra persona, magari avessi avuto allora la cognizione mentale che ho adesso. D'accordo? Quindi la scelta del direttore spirituale è una cosa importantissima, per cui la prima cosa bisogna pregare. La seconda cosa bisogna valutare da un punto di vista oggettivo se il direttore abbia le doti di cui adesso vi desidero parlare brevemente. Siamo più o meno a metà della trasmissione. Ricordo sempre a chi volesse intervenire in diretta che può farlo, 08 25 444 391. Noi siamo attualmente in diretta. Allora, le doti del direttore quali sono? Io, come la volta scorsa, prima ve le elenco e poi ne parliamo brevemente insieme. Allora, scienza, numero 1, giudizio, numero 2, pietà, numero 3, pazienza benevola, numero 4 e fermezza paterna, numero 5. Queste sono le doti del direttore. Attenzione, vi dico anche quali sono le doti e quali sono le funzioni del confessore? Perché anche il confessore deve avere dei requisiti e quando vi confessate nel vostro confessore questi requisiti dovete vederli. Il confessore è anzitutto padre, d'accordo? Però è anche giudice. Eh sì, ragazzi, è anche maestro, terzo, ed è anche medico. Allora, partiamo prima da queste quattro del confessore. Vi ripeto, padre, giudice, maestro e medico. Allora, padre, ecco, ovviamente, no? Il padre, voi sapete che il padre è una persona che da un lato dentro la famiglia rappresenta il polo dell'autorità, quindi è un punto di riferimento, è colui che incarna dentro casa, diciamo così, la regola, la legge, i principi, il punto di riferimento. Però se è padre, quindi non despota e padrone,
trasmette queste cose dentro un cuore pieno di amore che ha nei confronti dei figli. Quindi il confessore padre vuol dire che è fermo nei principi, ma è amorevole ordinariamente nei modi, quindi accogliente, che faccia capire al penitente, faccia percepire l'amore con cui Dio lo accoglie, lo vede, lo riconosce e lo tratta. D'accordo? Oh, oltre a questo però è anche giudice il confessore. Cioè, sapete che in passato si insisteva molto su questo punto, tant'è vero che nel sacramento della penitenza si chiamava nel linguaggio comune il tribunale della penitenza. Oggi se lo va a dire in giro ti si scagliano contro come se avessi bestemmiato, ma non è così. Cioè lì, allora, davanti al confessore è un giudice. Cioè tu vai, come dire, tu sei il pubblico ministero di te stesso, perché noi ci andiamo a confessare accusando i nostri peccati, d'accordo? E è un processo un po' particolare, no? Andiamo a accusare i nostri peccati, quindi facciamo una confessione, come se fosse un confessore. Avete visto i processi dove l'imputato confessa? Sono stato io. Ecco, grazie a Dio noi sappiamo che il tribunale divino è un tribunale di misericordia, perché Dio, se tu ti riconosci peccatore, sei pentito, ti perdona. D'accordo? Quindi ordinariamente il giudizio del confessore dovrebbe essere sempre un giudizio di misericordia. Sempre. Tuttavia, il confessore in che senso è giudice? In vari sensi. Primo, perché deve verificare che tu ti sei confessato bene, e soprattutto deve cercare di comprendere in base agli indizi oggettivi se sei pentito oppure no. E la seconda cosa è che deve darti una penitenza adeguata, proporzionata. Cioè, state attenti, ragazzi. Altro luogo comune, il confessore è buono se dà come penitenza qualunque peccato hai fatto che tu dici un'Ave Maria. Ma questo non è vero, questo qui, ragazzi. In altre circostanze, cioè, questo non è essere buono, questo è essere un criminale, perdonatemi l'espressione forte, un criminale. Perché, scusa un attimo, se tu confessi un aborto o tu confessi una persona che ti dice mi è scappata la pazienza 2 volte e ho usato in 3 circostanze un'espressione conveniente e poi no, non ricordo altro, che fai? Gli dai la stessa penitenza? Ma lo capite, no? Cioè, pensate se voi un domani davanti al Padre Eterno sareste contenti se una persona schifosa, d'accordo, che ne ha fatte quante Carlo in Francia e che non ha avuto neanche modo e tempo per riparare, fosse trattato come San Francesco. Ma ci ripugna una cosa del genere, no? Penso. Quindi il sacerdote certamente deve essere, quindi deve giudicare anche, quindi giudicare nel senso sulle disposizioni soggettive del penitente e sulla penitenza adeguata da dare. D'accordo? Certo, la penitenza non può mai essere tutta quella che si meriterebbe, però state attenti di trovarvi i confessori santi. Il santo curato d'Ars non dava penitenze troppo grosse, anche se non dava un'Ave Maria se gli confessavano un aborto, state tranquilli su questo, eh? Però la notte e i muri della sua camera diventavano rossi, ragazzi, perché stava tutta la notte con il flagello in mano e lo faceva per tutte le confessioni che aveva sentito. Tra l'altro dormiva 3 ore a notte, quindi non lo so quanto tempo effettivamente è, perché qualcuno dinanzi alla giustizia di Dio deve riparare. Se la penitenza è piccola, se tu sei pentito certamente sarai assolto. Dopo, quando starai in purgatorio fino all'ultimo spicciolo, come dice Gesù nel Vangelo, manderai 130 miliardi di accidenti. Non proprio accidenti, perché le anime del purgatorio sono anime sante, ma ti rammaricherai profondamente di esserti andato a cercare il confessore con la manica larga, perché dirai: maledizione a me, se mi fossi andato a cercare un confessore un pochino più coscienzioso, che mi avesse dato una penitenza adeguata, sarebbe stato molto meglio. Perché state attenti, ragazzi, la penitenza che ci danno in confessione non è come la penitenza che fai tu di testa tua. Cioè, questo lo scrive sempre Sant'Alfonso, leggete la pratica del confessore. Cioè, se ti danno per tu hai fatto qualche peccato grosso, ti dicono come penitenza ti reciti una corona del rosario, che oggi sembra una penitenza grande, in realtà fa ridere, no? Perché una corona del rosario ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti per recitare, non è che tutta sta penitenza, che chi lo sa che devo fare. Però devi fare attenzione che una corona del rosario che ti viene affidata come penitenza sacramentale è un atto che davanti a Dio vale quanto, adesso i numeri me li sto inventando, però è per darvi una proporzione, 100 corone del rosario che ti dici per conto tuo. Perché
Quell'atto è un atto che, essendo stato dato come penitenza sacramentale, è attratto dentro il sacramento e quindi trae la sua efficacia molto più grande dal sacramento. Capite? Sant'Alfonso consiglia, quando noi riteniamo che la penitenza non sia proporzionata, a me qualche volta è successo, di chiederla una penitenza più grande. A me è successo qualche volta. Sono venuti a confessarsi penitenti, scandalizzati, cioè dal fatto che per peccati molto gravi avevano ricevuto una penitenza irrisoria, mi hanno chiesto: padre, questi sono i miei peccati, mi dà per favore una penitenza adeguata? Me l'hanno chiesto. Io chiaramente ho dato una penitenza adeguata, ma clemente, però sono rimasto molto edificato, dico, vedi, questo Spirito Santo gli ha fatto capire, cioè, una cosa giusta, perché sta povera disgraziata, chi lo sa quanti guai avrebbe passato in purgatorio per colpa di questo confessore scellerato. La seconda cosa era il giudice. La terza cosa, vi dicevo, è maestro. Maestro. Allora, noi ci accostiamo in confessionale, ma non è detto che la nostra coscienza sia ben formata. Noi potremmo anche fare oggettivamente delle cose molto gravi senza renderci conto. Allora, oggi lo fanno in pochi confessori, però se il confessore si accorge che c'ha davanti una coscienza non ben formata, d'accordo? Deve con molta delicatezza, ma deve, non è che può, deve con molta delicatezza e con molta carità e paternità fare qualche domanda al penitente. Gliela deve fare, specialmente sui peccati che oggi sono più frequenti, no? Ma nei ritiri di preti quando sono predicati, cioè. Allora, noi speriamo sempre, io spero, allora io vi posso dire ragazzi che esistono ragazzi e ragazze, anche adolescenti, santi, cioè che passano senza commettere peccati di nessun tipo in mezzo al mare di impurità che è il mondo attuale. Io vi dico che ci sono, d'accordo? Che non fanno uno sgarro neanche minimo. Certo che sono rari però, perché un adolescente, un ragazzo o una ragazza che riesce a fare questo deve essere una persona che ha una forte vita interiore, fortemente, come dire, formata. È ovvio che se entra dentro di te un ragazzotto dentro il confessionale che ha 18 anni, che magari dice in confessione che è fidanzato e che non ti dice nulla sulla purezza, dico, magari con estrema cosa, cioè devi verificare, no? Perché può darsi tranquillamente che quello sia capitato nelle mani di qualche confessore scellerato, che gli ha detto che con la fidanzata può fare tutto quello che gli pare. Quindi questo chiaramente non lo dice in confessione. Capite? Non è andarsi a fare gli affari degli altri, è uno, e come ti permetti, ti vieni a fare gli affari miei, fare le domande intime, ma non è così. Per esempio, c'è un sacco di gente che non è consapevole, io ve lo dico, vi parlo per esperienza, che non andare a messa la domenica è un peccato mortale. È un peccato mortale se non ci sono, cioè, se tu stai a letto con 40 di febbre non c'è problema. Se tu stavi andando a messa la mattina e ti sei tagliato un dito e sei dovuto andare al pronto soccorso e sei rimasto tutto il giorno lì, cioè, quindi se c'è una causa che non dipende completamente dalla tua volontà è un discorso, ma se no, l'obbligo della messa domenicale è su gravi. Allora, è ovvio che quando tu capisci che c'è dinanzi una persona che si è confessata così, un po' superficialmente, gli dirai con estrema calma, beh, per quanto riguarda il suo rapporto con Dio, figlio mio, tutto ok, tutto a posto, sempre andato a messa, sempre santificato il giorno del Signore, non è che te lo devi mangiare, ma glielo devi dire. E se lo becchi in fallo, allora in quel momento lo devi formare, dice, figlio mio, staci attento, insomma, perché se non ci sono motivazioni gravi, sta attento che a mancare alla messa domenicale è un peccato grave contro il terzo comandamento, glielo devi dire. Tu sei maestro in quella circostanza, non puoi lavartene le mani. E io ho sentito dire anche da eccelsi ecclesiastici, ma io non lo so dove sono andato a studiare la teologia morale. Non dovete fare per nessun motivo nessuna domanda perché dovete stare a quello che dice il penitente. Ma le coscienze dei fedeli oggi non sono formate bene. E come fai se non. Se, cioè la confessione è uno strumento fondamentale. Cioè, guardate che Padre Pio, sapete quanta gente ha fatto diventare santa, ragazzi? Ma una che enormità! Ma Padre Pio non ha predicato quasi mai, non era uno che faceva come Sant'Antonio le prediche che stendeva completamente gli uditori. Padre Pio non predicava, ci abbiamo pochissime cose sue.
Cioè, tutti quanti gli insegnamenti di Padre Pio, le pubblicazioni che ci sono in giro, ha fatto qualche libro anche Padre Stefano, Condonnello, Castello e Buonanima di Don Attilio Negrisolo, quando era ancora viva, sono tutti quanti insegnamenti tratti dalle esperienze dei penitenti o dall'epistolario fino a quando ha potuto scriverlo, perché San Pio non faceva prediche. E quanta gente ha santificato? Con 3 minuti di confessione lui santificava una persona. Capite quanto è importante? L'ultima cosa, medico, tu c'hai davanti un'anima che il peccato ha ferito. Il peccato certamente offende Dio, ma il peccato, l'ho detto in altre circostanze, è come se tu dessi una coltellata, d'accordo? Quindi ti fa male a te. Quindi il confessore è come un medico del pronto soccorso, quindi ti deve medicare. Allora, la medicina è diversa a seconda di chi c'è davanti. Alcune anime vanno medicate incoraggiandole, consolandole, altre spronandole, esortandole. Ad alcune la medicina sarà di fargli fare una piccola penitenza e di incoraggiarla di più. Ad altre sarà di dargli una bella lavata di capo paterna, ma una bella lavata di capo paterna. Capite? Cioè, perché il fine è che tu, quella piaga che ha prodotto il peccato o quella malattia, quel vizio che ingenera tutti quegli atti peccaminosi che la persona ha, glielo devi togliere, come un medico. Ricordando sempre il grande proverbio che il medico pietoso fa la piaga puzzolente. A volte bisogna prendere il bisturi e bisogna dargli un taglio a una persona, oppure metterla dinanzi a alcune cose, no? Se una persona viene a dirti che c'ha l'amante, cioè, chiedi la soluzione, tu. L'amante ti dimentichi anche che esiste, devi promettere che non la vedi più, che non ci parli più, che non la telefoni più, che non gli fai le mail più, che non la messaggi più, se ti chiama chiudi, se ti fa un messaggio non rispondi, zero, ok? Bisturi. Perché questa è una cosa grave, che va stroncata una cosa del genere in maniera drastica e radicale. Allora, queste quattro doti i confessori ce le devono avere, ragazzi. E non dovete voi fidarvi del primo. Io dico sempre ai miei parrocchiani che stanno sempre a Mugugnà, dico, sentite, tu devi confessare dal primo che capita? Io sono d'accordissimo. Purché se ti viene un tumore, se il tuo medico ti dice, guarda che ti è venuto un tumore, tu vai dal primo azzeccagarbugli, no, quelli là erano gli avvocati, vabbè, dal primo rubagalline che trovi. Tanto i medici sono tutti, allora, se i confessori sono tutti uguali, no? Perché un prete non è, i preti sono tutti uguali? Ne è prete quello come sei prete tu? Come prete quell'altro? Beh, certo che è vero. Allora, i medici sono tutti uguali, no? E come mai però che quando uno ha un tumore va a cercarsi il grande luminare, va a cercarsi il professor Mandelli di turno, e quando c'hai i tumori dell'anima, che sono i più gravi, trovi il primo che vai dal primo che trovi? Com'è sta cosa? D'accordo? Quindi attenzione ragazzi anche a questo, anche perché mentre le cose che vi dirò sul direttore, vi ripeto, il direttore qualcuno può dire, vabbè, non lo voglio, peggio per lui, nel senso che senza un buon direttore è molto difficile che si santifichi, però il confessore in alcune circostanze è indispensabile, quindi ricordatevi, vi prego queste cose, eh? Padre, giudice, maestro e medico. Passiamo al direttore. Il direttore, vi accennavo, riprendiamo questi 5 punti. Deve avere scienza, giudizio, pietà, pazienza benevola e fermezza paterne. Anzitutto la scienza, requisito su cui Santa Teresa d'Avila, che ha speso molte parole su questo tema, ha scritto Fiumi d'inchiostro. Allora, un padre spirituale deve avere la scienza, cioè deve conoscere i principi della vita spirituale, deve conoscere la teologia morale bene. Tu non puoi andare dal primo che capita, cioè deve conoscere la vita interiore, cioè deve conoscere qualcosa di ascetica, ma non qualcosa tanto di ascetica, deve conoscere anche la teologia mistica. Deve conoscere Satanasso, come agisce, cosa fa, come tenta. Deve avere le cognizioni della sana e santa psicologia, che non è quella che fanno studiare adesso, è la psicologia tradizionale, quella insegnata dai grandi classici cristiani che non hanno certamente bisogno né di Freud, né di Jung, né di tutti i ciarlatani che vanno in giro adesso. Però come è fatto l'animo dell'uomo, lo devi sapere. Cosa fa il peccato nell'animo dell'uomo, lo devi sapere. Quali sono le conseguenze del peccato originale, le devi sapere.
i vizi, le virtù, tutto devi sapere di queste cose qui. Tu devi avere un quadro chiaro di chi ti si presenta davanti. Devi sapergli fare una diagnosi, una radiografia. Questo non si, tu puoi essere anche un grandissimo asceta, puoi essere un grandissimo penitente, puoi essere un uomo virtuosissimo, ma se non c'è la scienza non ti devi mettere a fare il direttore spirituale, non devi farlo, salvo interventi straordinari da parte del Padre Eterno. Il santo curato d'Ars, io lo cito sempre perché è il mio patrono, sono un parroco, è un grande prete. È vero che non era una cima a scuola, d'accordo? Che per diventare prete ha dovuto fare fatica. Però qual è il problema? Lui aveva il discorso che non riusciva a impararsi le cose a memoria, non riusciva a fissare in testa da tante cose. Lui fu ordinato prete perché un monsignore disse: ciò che gli manca di scienza lo supplirà la grazia. Però attenti, quello era santo santo e quello era uno che comunque ci aveva messo tutto l'impegno possibile per apprendere la scienza debita per poter fare da parroco. Allora in queste circostanze, se tu non c'hai una memoria brillante, non c'hai una mente brillante, ma c'hai grande volontà e grande santità, supplisce lo Spirito Santo. Ma questa è una cosa eccezionale, non è la norma. Altro caso analogo è quello di San Giuseppe da Copertino. Quindi la cognizione dei principi della vita spirituale deve essere perfettamente dominata. Se una persona ti parla della propria vita interiore, guardate ragazzi, che dovete sapere, per esempio, che prendete gli autori più provati, tipo Royo Marin, tipo Tanqueray and Company, voi sapete, ragazzi che mi state ascoltando, aprite bene le orecchie, sapete che tutti voi, se fate quello che è la volontà di Dio, diventerete dei mistici? Tutti, tutti, ma mistici, mistici, cioè avrete delle esperienze soprannaturali di Dio, sicuramente almeno nella preghiera. Se voi leggete Royo Marin, un classico, Teologia della Perfezione Cristiana, lui, con molti autori cattolici, dice: state attenti, la vita mistica non è un'eccezione nella vita cristiana, è la regola. Cioè, certamente tu devi percorrere un cammino graduale e lungo di purificazione, di crescita nelle virtù, di allontanamento dai vizi, devi fare molta ascesi, devi esercitarti molto nella preghiera vocale, nell'orazione mentale, eccetera, nella penitenza, eccetera. Ma presto o tardi, qualche grazia soprannaturale il Signore te la darà. Io conosco anime, ragazzi e ragazze, che ci hanno avuto qualche esperienza, e non sono anime, come dire, di sante monache in monastero, è gente comune, che si sta semplicemente impegnando nella santificazione ordinaria, e io, per quanto ne posso saperne, umilmente parlando da prete, dico: queste persone hanno cominciato ad avere le prime manifestazioni di preghiera infusa, quelle che Santa Teresa chiama orazione di quiete. Persone normalissime, persone che vivono nel matrimonio, o persone che non si so, che non sono, ma che non hanno niente di che. Per forza che questo accada. Però tu devi essere capace, cioè, una persona che vive una cosa del genere, la vive e te la racconta, tu devi essere in grado di capire: a questo la grazia la sta cominciando a introdurre in questa situazione. Allora questi si cominciano a preoccupare perché dicono: padre, faccio orazione mentale, però c'ho il libro e il libro non riesco a leggere, non mi dice niente, però se smetto di leggere mi metto un attimo tranquillo, mi sento profondamente consolato, eccetera eccetera, e sento, mi escono le lacrime, le cose va come da solo. Allora, tu che gli dici? Lo capite, no? Perché ordinariamente, quando una persona dice: non riesco a fare la adorazione, te la fai lo stesso, continui a leggere, ti sbatti il grugno e rimani arido fino alla fine dell'orazione, non fai niente. Attenzione, però, se una persona comincia a essere visitata dal Signore in questo modo, bisogna dirgli: se senti questo, abbandonati a questo, ti preoccupa di stare lì appresso. Ma questo glielo devi saper dire, questo qua, lo devi discernere. Quindi, prima cosa, la scienza. La seconda cosa, il giudizio, appunto. Il giudizio è leggermente diverso dalla scienza, cioè la scienza è una cognizione teorica completa e chiara dei principi della vita spirituale. Oggi è molto difficile, perché oggi c'è una grandissima crisi anche di formazione, anche nei seminari. Tante cose non le sanno i candidati al sacerdozio, o vanno a fare l'autoformazione, cioè si mettono da soli a leggere i grandi classici della spiritualità e quindi compensano alcune falle, perché oggi sono tutti quanti dottori moderni con tutte le stupidaggini che dicono, che dettano legge a destra e a sinistra,
Oppure non ce l'hanno la scienza. Perché basterebbe semplicemente leggere le cose giuste al posto giusto, ma non ce l'hanno. Ora, il giudizio è un passo seguente, cioè è l'applicazione di questo mondo teorico che tu conosci alla pratica. Cioè, attenzione, non soltanto alle concrete circostanze di vita, ma alla persona singola. Cioè, i romani dicevano, ragazzi, summum ius, summa iniuria. Cioè, tu non puoi trattare tutti allo stesso modo, cioè i principi sono per tutti gli stessi, ma tu devi valutare la persona, il carattere che ha, il temperamento che ha, il grado di formazione che ha, il grado spirituale in cui si trova, le circostanze in cui si trova a vivere, se è sposato, se non è sposato, la famiglia in cui è vissuto, l'ambiente, il lavoro, tutta una serie di cose con cui tu devi decodificare i principi teorici dentro quel vissuto concreto. Operazione difficilissima questa qui. Qui tu non puoi dare a tutti allo stesso modo. Le anime poi, questo ve lo dico, hanno i suoi tempi, sono alcune che vanno più veloci, alcune che vanno troppo veloci e vanno frenate, perché chi parte in quarta, ve lo dico subito, regolarmente fa certi capitomboli che si sfracella la testa, d'accordo? Però dentro l'ambito di un cammino c'è chi fa il passo della tartaruga e pazienza, sono delle anime, è inutile che le forzi. E c'è invece chi fa il passo normale di un essere umano, che cammina un po' di più di una tartaruga. Allora, i principi vanno sempre applicati alla situazione concreta, quindi ci vuole una grandissima capacità di discernimento, quindi non basta la conoscenza teorica, occorre la conoscenza pratica e la capacità di adattare i principi alle singole persone nelle singole circostanze. Cosa difficilissima, per cui bisogna innanzitutto sempre pregare per il proprio direttore spirituale. Queste sono le prime due cose. La santità, cioè la pietà, viene al terzo posto. Che è importantissima, d'accordo? Guai a chi non ha un direttore spirituale santo. Però, attenzione, che sia solo santo e non abbia questi due requisiti prima, non basta. Questo è quello che dice Santa Teresa. Allora, il direttore deve essere un uomo di Dio. Io al direttore spirituale devo cercare un uomo di Dio. Non devo andare a cercare né lo psicologo, né quello con cui mi sfogo dei miei problemi. Niente, né l'amico, il direttore spirituale non è un amico. Io, per esempio, sconsiglio sempre di dare del tu a qualunque sacerdote, meno che mai al direttore spirituale. Io non do del tu al mio direttore spirituale, assolutamente. E anche se me lo dovesse chiedere, gli direi di no. Perché è una forma, certamente, non è una sostanza, però aiuta a capire. Quindi, deve essere un uomo di Dio. D'accordo? Quindi un uomo che mi decodifica, che mi trasmette ciò che Dio vuole perché lui in primis cerca di essere come Dio vuole. Deve essere un uomo di orazione. E tu lo capisci subito se c'è davanti un uomo di orazione oppure no. Non penso che ci voglia la scienza infusa, no? Lo capite? Dentro le parrocchie si vedono, io so di alcuni parrocchiani che si lamentano. In qualche posto X dice, io non ho mai visto il mio parroco in chiesa a pregare. Mai. Mai. È un po' strano, no? Andate a chiedere ai parrocchiani del Santo Curato d'Arso se lo vedevano mai a pregare, si rimaneva le ore in preghiera, no? E deve avere possibilmente esperienza personale almeno dei gradi ordinari di orazione, almeno, e di vita virtuosa. La quarta cosa, deve avere una pazienza benevola. Allora, il nostro padre spirituale deve avere un cuore grande e buono, perché in ogni caso il suo compito è sempre quello, sempre, di incoraggiare, di spronare, di invitare all'ottimismo, di far sempre guardare con occhio di speranza e di confidare sempre nella divina misericordia, di non farsi prendere dallo scoraggiamento, dalla disperazione, dalla tristezza, dall'abbattimento, eccetera. Quindi ci vuole un cuore grande e buono e che, come dice San Paolo, sappia farsi tutto a tutti, tutto a tutti, e incoraggiare sempre con bontà. Questo è molto importante. E quindi un'eccessiva severità, un'eccessiva rigidità non ha senso, specialmente in un rapporto di direzione spirituale.
Cioè, voi dovete, allora, dovete pensare a una cosa, cioè, io questo qualche volta l'ho detto anche ai miei fedeli, non bisogna giudicare la presenza di questo requisito dalle manifestazioni pubbliche di un sacerdote, nel senso che durante la predicazione pubblica un sacerdote può anche tranquillamente, in alcune circostanze può, in altre deve, come dire, fare delle prediche robuste. Come si diceva una volta, tuona dal pulpito. Se voi andate a prendere le prediche del Santo Curato d'Ars, io ci ho fatto un anno un ciclo di incontri e di adorazione, guardate che vi mettono paura. Le prediche pubbliche. Perché insomma ci andava giù pesantemente, d'accordo? Perché? Perché nella predica pubblica tu devi, e puoi farlo in quella circostanza, colpire al cuore, come dicono i salmi, i nemici di Dio. Quindi devi stanare i demoni. E quindi devi denunciare di peccato, e quindi a volte devi anche usare un linguaggio forte, oppure un linguaggio che scuota, quindi che chiami a conversione, che faccia uscire dal torpore di una vita grigia, oppure che faccia rendere conto una persona che sta completamente incatenato nei vizi manovrati dal nemico, dal demonio. Questo non sempre riesce se tu ti metti a fare la predichetta con la vocina tranquilla e serena. A volte uno deve anche un po', come dire, essere un po' pimpante, un po' arzillo, un po' ruspante, dicono, un po' gagliardo. Allora uno sente la predica un po' e dice: oddio, figurate se questo vado a confessare e se mangia. Dico, non è vero questo qui. Non è vero, perché il comportamento di un prete dal pulpito e dal confessionale è completamente differente. Scusate, tu sentivi il santo curato d'Ars che faceva la predica, finita la predica si metteva in confessionale, dentro il confessionale diventava un angioletto. Non un angioletto nel senso che si rimangiava quello che aveva detto, ma che aveva questa virtù, quindi sempre un cuore grande, un cuore buono, dice: oh padre, ho combinato la fine del mondo. Tranquillo, stiamo qui per aiutarti, quindi non stiamo qui per dannarti. Ecco, le parole che ho detto prima, che erano belle forti, avevano il compito di scuotere la tua coscienza, adesso si è scossa, adesso ne parliamo insieme, adesso vedremo insieme come facciamo uscire fuori da queste situazioni, come liberarci da queste cose, con calma, con pazienza, senza fretta, eccetera. Quindi prima di giudicare l'assenza di questo requisito in un ministro di Dio, provatelo. Certo, se vi dovreste trovare una persona che è aggressiva e violenta anche nel contatto diretto, ecco, cioè, non è la fine del mondo, però questo può costituire un ostacolo, insomma, perché poi le anime difficilmente riescono ad aprirsi e a non chiudersi. L'ultimo requisito è quello della fermezza paterna, cioè questa pazienza benevola non può mai degenerare nel buonismo. Mai. Quindi non è avere pazienza bene, non è avere un cuore buono, ecco, fare come io ho detto che fanno quei cattivi con confessori. Quindi siccome io sono buono, ne hai fatte quante Carlo in Francia, ti do come penitenza un'Ave Maria. Siccome io sono buono, hai fatto dei peccati mortali e io per non scoraggiarti e per non farti sentire in colpa ti dico che non hai fatto niente. Questo non è essere buoni. D'accordo? Quindi questo è mancare di fermezza, è di mancare gravissimamente alla verità. Ecco. Voi dovete sapere, ragazzi, che io ho il mio santo vescovo della mia diocesi, che in gioventù apparteneva al movimento dei focolari. Voi sapete che il movimento dei focolari è fortemente popolarizzato sulla virtù teologale della carità. Stanno sempre a predicare la carità, l'unità, la carità, l'unità, la carità, l'unità. Però parlando a noi preti, tante volte lui ci ha detto, dice, state attenti, noi dobbiamo sempre dire la verità con carità e dobbiamo al tempo stesso fare la carità nella verità. Quindi c'è sempre questo grande equilibrio, ecco, molto cattolico tra queste virtù. State attenti però, siccome l'equilibrio perfetto è molto difficile da raggiungere, ricordate che fa molti meno danni chi, per riaffermare la verità, purtroppo manca un pochino, non troppo, alla carità, quindi chi è un po' troppo rigido, diciamo così per dire in un linguaggio, piuttosto che in nome di una falsa carità si manchi alla verità. Lo dice, io rimasi colpito la prima volta che lo sentii, io sono sempre stato convinto di questo, dico a ci picchia, perché il mio vescovo è una persona di grande intelligenza, di grande cultura e anche di grande, come dire, formazione teologica un po', solida. Lui ha studiato quando ancora tanti
tante cose non si erano degenerate, quindi conosce bene la teologia classica, è anche laureato in filosofia, eccetera, no? Quindi si vede. Però poteva avere questa deformazione professionale, no? Di un eccessivo un po' buonismo dentro questo movimento ecclesiale. Eppure lui stesso ha detto questo. Quindi se lo dice un focolarino, potete crederci, perché insomma, se lo dice Don Leonardo, uno può anche non crederci. Ma se lo dice un focolarino, che amore e unità, amore e unità, amore e unità, cose importantissime, ci si può che credere. Quindi, unita a questa pazienza benevola ci deve essere una fermezza paterna, quindi un cuore fermo e risoluto, che non abbia false pietà come quelle che di cui io ho parlato, oppure la falsa pietà di non aiutare una persona. A volte bisogna mettere delicatamente il dito nella piaga, tirare fuori alcune cose, no? E ricordi, come diceva Padre Pio, che la prima carità per le anime è la verità. Certamente che la verità a volte fa male, c'è anche la canzone degli anni 60, 70, non mi ricordo come si dice, ma è indispensabile. Perché Gesù cosa ha detto davanti a Pilato? Tu lo dici, per questo io sono nato e sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. La prima cosa che Dio fa con noi e che ci deve aiutare il Padre spirituale a fare, è metterci nella verità di noi stessi, trasmettendo anche a noi dei principi solidi, sani e veri. Questo va bene e questo non va bene. Questo è peccato e questo è virtù. Questo è vero e questo è falso. Questo è meglio farlo e questo è meglio non farlo. Senza timore, senza paura, senza remore. D'accordo? Anche quando sa benissimo, sapendo chi ha davanti, che dirà una cosa che sconvolgerà. Per quanto conosce l'equilibrio, diciamo così, di quell'anima, ma non fa niente, è uno sconvolgimento salutare. Cercherà di darglielo in maniera tranquilla, quindi con la massima dolcezza e con il massimo tatto possibile, ma lo deve fare. Penso che per oggi ci possiamo fermare qui, fratelli e sorelle carissime, ragazzi e ragazze. Gentili ascoltatori, se volete ci vedremo la settimana prossima, ci sentiremo la settimana prossima, ecco dove con l'aiuto del Signore andremo a vedere invece che cosa è richiesto per una buona direzione spirituale dalla parte del diretto, quindi quali sono le condizioni soggettive per cui il rapporto di direzione spirituale, su cui poi torneremo, possa avere speranza di produrre buoni frutti. Vi benedico tutti, siano lodati Gesù e Maria. Alla prossima settimana, se volete, Ave Maria.